capisci che c'è qualcosa di stonato, cioè a una grande preparazione culturale non corrisponde una grande umanità. Allora, probabilmente se Franco nasce con la scrittura, nasce scrivente, nasce scrittore e il giornalismo capita dopo per caso, mi cautelo, anche per me è così, così gli equivoci sono, almeno mi sento in famiglia se si parla di Franco, e quindi gli equivoci li abbiamo allontanati. L'odore che mi ha colto è quello di non avere appunto potuto realizzare questa amicizia che è rimasta diciamo così, inespressa proprio. Ricordo con affetto Franco Bornardelli, l'ho conosciuto casualmente, leggendo una sua magnifica recensione di un mio. Lo siamo goduto in una versione, come dire, molto divertente, perché lui era un uomo di spirito e quindi portava un po' di allegria in relazione a me.